Buongiorno amici, buongiorno. È un problema, oggi c'è proprio un grosso problema. Sono due giorni che mi pio la mattina solo per cornetto, perché sì, scusate, solo per cappuccino, perché so dei caratteri. Però c'è stato un problema. Oggi mi hanno dato una consegna all'ATAC a un deposito qui a Roma. A me mi è stata a dire, e qual è il problema? Il problema è che quelli hanno il magazzino attaccato al bar, perché è detto al deposito dell'ATAC, c'è sta pure il bar. C'è sta pure un bar dove la roba non costa niente. Il cappuccino è regalato. I tramezzini sono regalati. Bomboloni e cornetti. Che te lo dico a fare? 50 centesimi. Ogni volta che vengo qua a fare la consegna mi costa 2 kg, porco Giuda. Che fai? Te lo pigli? Per esempio, no? Il tramezzino. Cioè, i fanno lì per lì uova e salame. Cazzo fa in piattolo? 70-80 centesimi. Come cazzo fa in piattolo? Dimmi. Poi dice che uno dice che va lo lascio. Perché poi ho... Cioè hanno proprio tutto un altro sapore, tipo uova, no? Le uova che fanno, che ci fanno i tramezzini, che te credi che sono anormali? E le galline che fanno quell'uova non stanno né per terra né per aria, stanno sul divano e sono massaggiate e coccolate, c'hanno il massaggiatore e dice che ci va ci va il massaggiatore da Roma, hai capito? E poi le uova sono selezionate una per una, però ci hanno mandato una rotta che così ne seleziona due alla volta, capito? La roba là non costa niente, ragazzi. Stavo a pensare che mo che faccio la comunione a mio figlio, ci faccio pure rinfresca al pare dell'ATAC, però devo aspettare il Covid che finisce, perché sennò fa assembramento, capito? Come cazzo fai in un piatto la roba? Come cazzo fai a non far colazione? Il magazzino attaccato al bancone della del bar? Come fai? Oh, io non so grosso, però porco Giuda, c'ho qui 6-7 kg, perché dicevo, questo parla, che cazzo che c'ha? C'ho un po' dei guaccioni, però se continuano a darmi sta cazzo di consegna, altro che i guaccioni. Avevo pensato una cosa. A farmi un bypass, ma mica lo stomaco, la bocca, così. Punto qua e punto qua, così ho il tramezzino, il cornetto al centro, mentre la cannuccia io solamente il cappuccino, capito? E solamente che però se trovo un deficiente in mezzo alla strada io posso dire a tette di cazzo, per quale cazzo mi capisci? Perciò quella del bypass alla bocca ce lo pensa bene, capirai, mi sembra poi Sandra Milo, lascia perdere, va. Come cazzo faccio? Mo devo andare là. Come cazzo faccio? Ma lo sai che faccio? Mi metto occhiali verniciati, hai visto mai che mi vedo un cazzo? Là ce va. E poi sbaglio deposito, guarda. Devo pensarci bene, ragazzi, io vi saluto perché non è un problema da poco.